Molto bello. All the way down and around. And... breve pausa. Sette del mattino, fuori c'è freddino, San Francisco, ora direzione Big Sur. Big Sur è un bellissimo parco, una costa che appunto costeggia l'oceano al sud di San Francisco. Ho provato già qualche anno fa, 5 anni fa, ad andare, ma siccome era chiuso per frana, praticamente non è stato possibile. Ora ci riprovo quest'anno, è bellissima, non l'ho mai vista, solo qualche foto, tutti ne parlano bene, e nel frattempo comincio a scendere verso Los Angeles. Qua l'arrivo previsto alla prima tappa è alle 9:47, dove inizierò poi a fare il 17 Drive Mile, che è uno drive scenery che arriva fino a Carmel, molto bello a quanto pare. Credo che siamo quasi vicino alla prima tappa. Sto arrivando, dunque siamo a Monterey. Devo trovare il Scenic 16 Mile Drive. Come punto di stop messo nel navigatore, questo posto chiamato The Kissing Rock, le rocce che si baciano. Un paio di foto e poi da là si parte per cercare l'inizio del 16 Mile Drive. Posti meravigliosi uno dopo l'altro. Wow! Ecco, questo è il mio punto di partenza. Veramente. Sì, vero, sembrano due rocce che si baciano. Ok. Molto bello. Oggi prevedo belle foto, bei video, e ancora non sono arrivato neanche al punto da dove deve partire la 17 mile. Andiamoci ora, qualche minuto e via. Scenari comunque favolosi, e questo è solo l'inizio. Ok, qua praticamente è il punto. 17 mile drive. Ecco qua, qua è l'inizio ufficiale. This is the map here, we're starting here. You're gonna go all the way down and around and then take the highway 1 gate. Ah, okay. And that will take you towards Minnesota. Okay, wonderful, honey. Thank you. Okay, bye. Thanks. Questi sono surfisti, da lontano pensavo fossero pochi. Comunque tutto qua è proprio bello, la costa è favolosa, questo mare diciamo dirompente, la costa frastagliata, gli scogli, questo effetto nebbia dato dalla salsedine. Le nuvole che ci aiutano pure rendono il tutto molto ma molto più pittoresco. Abbiamo beccato un momento favoloso, preciso. Questo è il cipresso solitario di cui il mio amico Attilio mi aveva già parlato e ha detto vai fotografo come fanno tutti, ed ecco. Carmel by the Sea, per cui è finito il 17 mile drive, faccio una mini pausa e poi comincio direzione Big Sur.